Salve a tutti amici, benvenuti ad una nuova puntata di Misteri da Cacciare. Sono in Svizzera e non ho potuto fare le tappe che volevo fare perché ho fatto molto tardi, per cui sto andando a visitare una torre medievale e lì farò l'indagine. Vi faccio vedere che posto splendido è questo. Vi posso dire che è stato il destino a portarmi qui, perché mi ero reso conto che non potevo arrivare fino al Ponte del Diavolo in Svizzera. Allora mi sono fermato da una parte e ho detto ok, ho oltrepassato Lugano. Cosa c'è di bello che posso vedere qui? Qualcosa ha attratto la mia attenzione. Ho fatto tap sulla mappa e ho esaminato una torre medievale nascosta nel bosco. Bellissimo. Per cui adesso mi sto incamminando. Non dovrei metterci tantissimo. E arriverò a questa torre che si chiama Torre di Redde. Sono veramente stanco, ragazzi. Ho dormito quasi niente e ho fatto una tirata per il castello dell'innominato e ora sono qui. Seconda tappa a piedi di oggi. Anzi, terza tappa a piedi, ho fatto anche un villaggio però. Oh, bene. Ci sono i cartelli che indicano che la torre di Redde è avanti. Perfetto. Quindi ora sono sicuro al 100% che è il sentiero giusto e non vedo l'ora di arrivare, anzi devo trovare un punto per mangiare, perché sono le 3 e non ho ancora mangiato, mi sono portato dietro i panini. Vediamo. Sono riuscito a trovare una panchina dove mangiare, finalmente, e anche dove riposare. Quindi ora rimango buono un attimo, recupero le forze e poi proseguo il cammino proprio in quella direzione. Non è stato facile trovarla, ma ce l'ho fatta, grazie al Maps. Ed eccola lì. Stava nascosta in un punto del bosco. Non stava sul sentiero. Ok, diamo un'occhiata intanto all'iscrizione che sta laggiù. Ed eccoci qua. Torre di Redde, torre medievale, costruzione unitaria. Ecco qua com'era strutturata. Nel 1310 apparteneva alla famiglia Ruska. Vediamo un po'. C'è molto fresco all'interno. Però il cancello è chiuso, addirittura con un lucchetto. Va bene, tanto possiamo rimanere qui intorno. Vediamo un tanto nel perimetro se l'RF detector si accende. C'è qualche presenza qui? In questa torre? Potete avvicinarvi a me e darmi un segnale sull'RF detector? Vorrei parlare con voi. C'è qualcuno qui? Molto tranquillo. Oh! Attenzione! C'è qualcuno qui? Era andata a rosso! Ancora! Questa cosa è interessante. Attenzione.
C'è qualcuno qui? È proprio qui che ha suonato. Come ti chiami? Vuoi parlare con me? Se vuoi parlare con me, accendilo. Ancora, come prima. Useremo un altro strumento. È proprio qua dentro, eh? Che ha suonato. Ok, usiamo un altro strumento. Ok, Ghost Radar. Adesso puoi usare uno strumento che compone le parole. Vuoi dirmi qualcosa riguardo a questa torre? Dai, che ci siamo. Qualcosa riguardo a questa costruzione, per favore. Hai sogni? Bisogni. Continua, di cosa? Bisogni di cosa? Chiuso. Chiuso. Beh, qui è chiuso. Come ti chiami? Intanto giriamo intorno. Vorrei sapere il tuo nome. Preso. Preso. Non credo sia il tuo nome. Preso da cosa? Carbone. Carbone. Questo è interessante. Devo esaminare se c'è qualcosa a che fare con il carbone qui. Non mi sembrava. C'è altro che vuoi dirmi? Si è fermato a carbone per ora. Rocca. Rocca! Sì! È una rocca! Cioè, è una torre, ma sì. Esatto. Ok, ti consento adesso di dirmi di più tramite la Spirit Box. Puoi comporre fonemi di senso compiuto. Ok, puoi dirmi qualcosa in più su quella torre? Cos'era quel suono? Com'è finita così la torre? Perché si è rovinata? Cioè, com'è andata in rovina, ecco. Quando è stata abbandonata? Ci sono dei suoni strani qua. C'è qualcosa che devo sapere? Sulla torre, sul posto? Well,
C'è qualcos'altro che volete dirmi prima che stacchi e me ne vada? Bene, è giunto il momento di tornare in Italia. È stato veramente bello venire qui, spero di tornarci un giorno e di avere più tempo per fare altre tappe. Purtroppo, avendo l'appartamento in Italia, non in Svizzera, non posso fare tutte le tappe che voglio e qui gli appartamenti costavano molto, molto di più. Se avete visto il mio video sui supermercati in Svizzera, che credo di aver messo prima questo, vi siete resi conto sicuramente di quanto è cara la vita in Svizzera, ma appunto loro guadagnano molto di più che di noi. Da Misteri da Cacciare è tutto.